Allora ragazzi, bentornati su Genesis Twisted Dreams. Andiamo a giocare al terzo mondo di gioco. Siamo arrivati. Allora, sempre in modalità difficile. Il drago orgoglio dobbiamo andare a distruggere, che è colui che, se ricordate la prima puntata, è colui che ha mangiato la sorella, la gemella Maria, ovvero la punk delle due sorelle. E noi dobbiamo andare a recuperarla. Lei sta dentro la pancia del drago ciccione. E però ovviamente lo spirito di Maria è presente all'interno di Gianna, e quindi lei si può trasformare in Maria, come sappiamo già dal primo episodio. Quindi andiamo a giocare. Monte della nuvola, qua non vedo tante nuvole. Ah, qua c'è la bolla. Qui che c'è? Ah, si monta sulle nuvole. Allora, aspetta un attimo, se io cambio... Ma posso comunque andare sulle nuvole anche... No! Ah, quando il mondo è oscuro, le nuvole lanciano i fulmini! Ecco qual è l'inghippo! No! Ma beccato! Vai giù. No, ho mancato uno, ho mancato un diamante. Presi tutti? Ah, ma più se di così non posso andare. Ah, yeah. Ah no, sì, ci si può andare qua. Ah, ci sono i fulmini, sono 70 i fulmini. No. Qua sotto che c'è? Se c'è un segreto, voglio andare a vedere. No, c'è l'acido. Ah, quindi laggiù diciamo che si può andare con la bolla di gomma da masticare. Sta cosa della bolla c'era anche nella versione per Nintendo DS di Gianna Sisters, che ovviamente è diversa da quella per Commodore 64 e Amiga. Era un bel gioco quello per DS, lo ripeto, questa cosa l'ho già detto nel primo episodio di questa serie, però la versione Nintendo DS è molto bella di Gianna Sisters. Se la trovate a poco prezzo, prendetela perché merita sicuramente. La copertina è bruttina, purtroppo non è un granché, però il gioco è bello, ve lo assicuro, l'ho finito qualche anno fa. No, sono proprio là. Ma ora faccio una cosa, però... Aspetta, ma perché? Vabbè, sto andando malissimo. Voglio vedere... No, voglio vedere qua su dove si va, perché qua non ci sono andato fino alla fine. Ah, vedete che c'è un passaggetto segreto. Anche mi mancavano quei... Ok.
Diamantone. Ma posso andare anche giù però. Vai vai vai. Devo cambiare mondo per prendere queste gemme qui. Ma tu che c'è un cacchio? Ora là. Sotto però non ci posso andare, serve la bolla, mi sa. Ci arrivo lassù. Mi serve una bolla qua, anche perché se scendo qua mi sa che c'è l'acido, quindi devo tornare giù e prendere una bolla. Vediamo un po' se la trovo. Eccola, bubble gum. C'è l'acido infatti qua. Bene. Non c'è niente, non c'era uno. Io mi ricordavo che lì ci fosse un passaggio, invece no. No! No, è lì c'era il passaggio, lassù. Ah! Lassù che c'è? Niente, ci stanno le stalattiti lì che mi bloccano. Secondo me c'è un qualcosa anche lassù, sopra sta caverna. Purtroppo non posso usare la bolla qui, perché se la bolla tocca la nuvola scompare, quindi... Lassù c'è un qualcosa. Ma lassù non c'è niente. Sto andando malissimo. Guardate la piccozza che diventa ascia, fantastica questa cosa. Ah, c'è un passaggio segreto lì, attenzione. Ma no, non si spacca quello? Ma sembra una roccia friabile quella, francamente, ma non riesco a spaccare. Ci si arriva da qua? Boh.
Sì, ce l'ho fatta. No! No! Ma porca che... Difficile di farlo qui, eh? Allora, facciamo così. E poi se mi riesce sto trucchetto, vai, vai, vai! No! È difficile! È difficilissimo! Sì, ce l'ho fatta! Ma qua su che c'è? Ma c'è una casa che si trasforma in cottage ed è una casa, diventa una casa di Sam Raimi praticamente. Qua non c'è nient'altro di utile. Ma su? Oh no no no! Mamma mia, sto con da sue punte! Vai su, vai su! Vai su, piano piano, piano piano! No no no! Quando sbatte sul muro, sbatti sul muro, si spacca la bolla e cadi giù come un deficiente. Ah, scappa, scappa! Niente, niente, niente. Figura pessima. Ma cos'è sto palo? Tipo un palo della luce? Sì. Ah no, è un palo della funivia. Come faccio arrivare lassù? Mi serve... Mi servirebbe la bolla, però lì non ci passa la bolla, come fai? Cioè prendere un'altra bolla più avanti questa. Allora, mi sei... Ah, è tutta la bolla. Forse da qua ce la faccio. È difficile. Vediamo un po'. No! Ma perché? Ma vaffanculo. Ci devo riuscire, dai. Fermi tutti, dai, che ce la sto facendocela. Ce la sto facendocela, ce l'ho fatta, grande. Mi sono schiantato sul gufo con l'armatura. E vattene. Diavolaccio. Ah, ma guarda quante gemme lì. Ah, la casa è bruciata, guardate, la casa è bruciata, c'è solo il camino in pietra in piedi. Poi faccio così e diventa una casa normale. L'iglu invece diventa una specie di fornace. No, è una catapecchia strana, non è una fornace. E qui che c'è? Oh, guarda il diamantone. No, voglio andare giù, voglio andare giù. No, no, voglio...
No, ho mancato un sacco di ah, sono rosicato, ragazzi, perché da sotto c'era un sacco di gemme che ho mancato clamorosamente. Sapevo che non dovevo attraversare sto cacchio di ponte, non possiamo più scendere, mo. Ah, sto rosicato, raga. Niente, non si può più scendere, vaffa. Niente, non si può. Aia. Ah, finito il livello? E le 130 gemme che non ho preso dove stavano? Io ci metto sotto. Ah, porca puttana. Ah, muori da sotto, bene. Qua sotto se muore, quindi niente. Raga, è scarsissimo. Abbiamo perso un sacco di tempo con sto livello e non sono riuscito a prendere tutte le gemme. Ma manco lontanamente, più di 100 gemme mi mancano. Sono morto 22 volte. Per farvi capire che qua il gioco comincia a diventare veramente difficile. Ok, potrei farsi altro livello. Lo facciamo, va. Stavolta mi sbrigo un po' di più perché ci ho messo troppo tempo questo livello qua. Di là non c'era una versione base del gioco, raga. Però vi dico, io già sono stanco, non ce la faccio a fare tutto sto livello che è lunghissimo, pure questo. Ma che è diventato uno spavento posto, guarda. Aia. Ma appena muoio cambiamo, perché il livello è troppo lungo, non ce la faccio a farlo. Voglio fare un po' di time attack, infatti sì, vabbè. Facciamo un po' di time attack, che è meglio. Questo qua lo facciamo alla prossima puntata, questo livello. Anche se è bello questo, è un bel livello. Però andiamo a fare il time attack. Ah no, aspetta, lo score attack non l'abbiamo mai fatto, io dico com'è. Come funziona lo score attack? Allora, 35.000 punti. No, ma qua già me l'ha dato il primo livello. 35.000. Come funziona lo score attack? 25.000. Si tratta di prendere tutte le gemme. Qua è lunga, regà, non me va, non c'ho tempo. Facciamo un po' di time attack, allora. Lo score attack lasciamo perdere perché c'ho troppo tempo. Ma vai col time attack. Ripremo il livello 2, ci devo mettere meno di un minuto, vediamo se ce la faccio. Ok, vai col time attack. Thank you.
No, vai! Vai! Sì, 55 secondi e... 23, quindi ok, ho fatto il tempone dell'amogatto, ragazzi, il tempone dell'amogatto mi ha dato il trofeo lepre, ottimo. Proviamo anche a livello 3, dai, proviamo a livello 3. Allora, in pratica, per fare il tempone dell'amogatto devi usare spesso il dash, perché le prime volte che io ho provato a farsi i livelli time attack, li ho fatti usando la dash solo in certi momenti, invece la devi usare quasi sempre, perché altrimenti non ce la fai. Allora qua, 1 minuto e 45, questo è lunghissimo sto livello, proviamo a farlo, al volo. Vediamo un po' se ce la faccio sotto il minuto e 45, la vedo dura, ma ci devo provare. No, dove cacchio vado qua? Dove cacchio devo andare? No! Ah, vedi, già ho cannato, perché... Rifamolo da capo. Mi sono uscito... Guardate che fregatura. Non hanno messo un'opzione per ricominciare al volo il livello. Devi per forza ritornare al menu e poi ritornare al gioco. Vabbè che ci mette un attimo perché ce l'ho già in memoria, mi sa, però... Vai. No! Sono per cascare nel pozzo, non ci devo andare nel pozzo, sono dritto sparato. Ah, qua ci sta il bug della cascata che scompare, ve lo ricordate? Allora, qua devo andare sopra. No, ma dov'hai? Devo andare qua. Vai giù, veloce. No, dove cacchio vai? Devi andare su. Fermo. Ah. Sì, fermi. Mamma mia, sto prendendo 2 punte. Ancora, vai su. Vai, cambia. Vai, plana, sì. Allora, quanto ci ho messo? Fermi tutti. No, per 11 secondi ho sbagliato, meno 56. Niente, ragazzi, è andata male questo time attack. Però per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Justice Twisted Dreams, dove continueremo la nostra avventura e siamo quasi arrivati al mostro finale della versione regolare, ovvero il Dragorgoglio. Il Dragorgoglio, che è quello che si è pappato Maria, e noi dobbiamo andare a sbudellarlo per riprenderci Maria. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!